Allora, i cambiamenti climatici sono una realtà nel nostro paese, nel mondo e nel nostro paese. Il cambiamento climatico è in atto, stiamo verificando delle modifiche del clima, del pianeta, e a scendere anche a scala europea e a scendere anche a scala italiana e anche regionale. Tipicamente riscontriamo degli aumenti di temperatura considerevoli, delle modifiche del campo di precipitazione, della frequenza di occorrenza di estremi meteorologici. Tutte queste caratteristiche di questo clima che sta mutando hanno dei profondi impatti sugli ecosistemi, sulle attività, e quindi abbiamo una certa preoccupazione. Ad esempio, il tema della risorsa idrica che discuteremo oggi è uno dei temi più importanti, perché la risorsa idrica, cioè l'acqua disponibile, potrà essere un problema nel futuro, perché nelle zone dove viviamo noi, il bacino mediterraneo, è molto probabile che si assisterà a una diminuzione delle precipitazioni e un forte aumento della temperatura, e quindi la possibilità di avere più frequenti periodi di siccità, come abbiamo avuto nel 2017, per esempio, come abbiamo avuto nel 2011. Ad esempio, parliamo del rischio idrogeologico idraulico. Se avremo un'occorrenza di eventi estremi, di alluvioni lampo, di frane, che avverranno in tempi più rapidi, perché le precipitazioni stanno assumendo una caratteristica quasi tropicale, cioè forti eventi di piccola durata, è evidente che il sistema d'allertamento dovrà attivarsi prima, più prontamente, e i cittadini dovranno essere più preparati. Prima dei cittadini, gli amministratori e assieme i cittadini dovranno essere più preparati ad affrontare e a mettersi in sicurezza. Non avremo un giorno di tempo per farlo, ma avremo un'ora di tempo per farlo magari.